In questa immagine presa dal libro Amaldi vediamo le formule dei momenti di inerzia di vari oggetti, i corpi rigidi, che ruotano attorno a vari assi. Cominciamo dall'asta che ruota attorno a un asse passante per il centro. Asta sottile che ruota rispetto a una retta, cioè un asse passante per il suo centro, perpendicolarmente. E ritroviamo la formula che abbiamo detto prima, il momento di inerzia è 1/12 la massa dell'asta per la sua lunghezza al quadrato. Poi abbiamo il guscio cilindrico che ruota rispetto a un asse passante per il suo centro e ritroviamo la formula valida anche per l'anello, quindi mr quadrato, la massa del guscio cilindrico per il suo raggio al quadrato. Ritroviamo anche la formula che c'è un mezzo, mr alla seconda, la formula del disco, che vale anche per un cilindro pieno che ruota rispetto a un asse passante per il centro lungo l'asse del cilindro. Quindi il cilindro pieno e il guscio cilindrico si comportano rispettivamente come un disco pieno e come un anello. Si comportano nel senso che hanno la stessa formula per il momento di inerzia, la formula dell'anello e la formula del disco. Però attenzione, perché se il guscio cilindrico o anche l'anello lo facciamo ruotare non più intorno a questo asse ma intorno a quest'altro asse qua, quindi ruota in questo modo stavolta, allora cambia la formula del momento di inerzia. E la stessa cosa per il cilindro. Ora il cilindro non ruota più intorno a un asse passante per il centro della base, ma ruota invece intorno a quest'altro asse qui. Allora cambia la formula del suo momento di inerzia. Quindi vediamo che il momento di inerzia dipende non soltanto dalla forma geometrica del corpo rigido che ruota, ma anche da dove si trova l'asse attorno al quale l'oggetto ruota. Poi abbiamo la sfera che ruota intorno ha un suo diametro. Per esempio, questa sfera ruota in questo modo attorno a un asse passante appunto per il centro, quindi un suo diametro, e questo è il suo momento di inerzia. 2/5 massa sfera e raggio della sfera al quadrato. Qui abbiamo altri esempi tratti da un altro libro, il libro di Walker. Ritroviamo l'anello o guscio cilindrico, momento di inerzia m alla seconda, quando ruota intorno a un asse passante per il centro. E ritroviamo il disco o cilindro pieno, 1/2 mr alla seconda, sempre quando ruota attorno a un asse passante per il centro. Però attenzione che se il disco o cilindro pieno ruota attorno a un asse passante per il bordo, cambia il momento di inerzia. Qua ritroviamo l'asta lunga e sottile, che passa per questo asse perpendicolare all'asta passante per il centro, 1/12 m alla seconda. Ma se l'asta ruota attorno a un asse passante per l'estremità, allora il momento di inerzia è diverso. Qui ritroviamo la sfera piena che ruota attorno a un suo diametro, 2/5 m alla seconda che abbiamo visto poco fa. Se la sfera è cava, il momento di inerzia è 2/3 m alla seconda, sempre se ruota attorno a un suo diametro. Se invece la sfera ruota attorno a un asse di rotazione passante, diciamo che è tangente alla sfera, quindi non è più passante per il centro, quindi sfera piena, l'asse sul bordo, allora il momento di inerzia cambia. Poi abbiamo una piastra rettangolare che passa, possiamo pensare a un libro per esempio, un quaderno che ruota attorno a un asse che passa per il centro in questo modo, oppure che passa per il centro della piastra e cambiano i momenti di inerzia. Non perché cambi la forma geometrica dell'oggetto, ma perché cambia il tipo di rotazione. Cioè cambia come è messo l'asse di rotazione rispetto a questa piastra rettangolare. Quando avremo da risolvere gli esercizi, in base al tipo di oggetto di corpo rigido che abbiamo e in base al tipo di rotazione che compie, cioè dove si trova l'asse di rotazione, dovremo utilizzare qualcuna di queste formule qua.